Arrivore il fischio d'inizio. Allora, amici gialloblu, buon divertimento con Hellas Verona Inter Under 16. Qui intanto l'Inter che va a concludere con Mancuso e il pallone schiacciato. Qui intanto sempre Zanfisi che va a mordere, va ad aggredire il pallone in quella zona del campo e costringe l'Inter ad arretrare. Occhio perché c'è un errore del portiere dell'Inter. Taula stava combinando, non grossa, grossissima. Il pallone rimane al limite, c'è anche una conclusione e la relativa deviazione. La sfera rimane lì, Zanfisi apre bene il pallone, Hellas in area. Va anche a concludere sul fondo con Avdullari. Albertini scambia con Avdullari. Arriva puntuale il fischio, il doppio fischio del direttore di gara che senza recupero manda le squadre negli spogliatoi per l'intervallo. E allora buon divertimento anche con questo secondo tempo qui all'antistadio per Verona Inter Under 16. Gestione qui di Minucelli, colpo di tacco decisamente interessante, poi il cross sul secondo palo, c'è anche il colpo di testa in inserimento da parte di Bryce. C'è un break intanto, il Verona prova a riportarsi in avanti. La conclusione poi di Stella dalla lunghissima distanza. Occhio all'intervento però di Tao che ha respinto corto. C'è anche un incrocio di traiettorie, chiamano il calcio di rigore. Con il cross intanto in avanti, il pallone battuto dopo il calcio di punizione. Sfera un po' nella terra di nessuno sulla tre quarti. Alla fine il pallone recuperato da Avdullari che va a calciare! Avdullari! Ha calciato da casa sua e ha fatto un gol bellissimo! I minuti sono 33, il risultato è 1-0. La sblocca il Verona a 7 dalla fine. Avdullari! Balduzzi cerca di sfondare da quella parte, recuperato da Minucelli che di ruolo fa l'attaccante, ma qui è andato a fare il difensore. Il pallone poi recuperato ancora da Minucelli che esulta perché finisce qui. Arrivano i primi 3 punti della stagione per il Verona, li conquista l'antistadio e lo fa grazie alle gol di Avdullari, lo fa contro una squadra forte, impegnativa come l'Inter.